Bentornati ragazzuoli col vostro Mitch, oggi siamo su Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. E, diciamo è la fusione dei quattro Yu-Gi-Oh! Le serie televisive principali. E l'ho preso perché mi è sempre piaciuta la prima serie, anche la terza o la seconda dovrebbe essere GX. Sì. Niente, volevo vedere con voi com'era. Sì. Un giocatore multiplayer, scarica contenuto. Siamo un giocatore. Adesso non so se ci fanno iniziare. È il mio compito allenarti per farti diventare duellante. Chi ti rappresenta di più? Scegliamo. Questi qua sono da sbloccare. Diciamo che mi vedo di più con me. Che brutto. Visto? Vabbè, scegliamo questo. Ottima scelta, ma che si deve prendere per simulazione SVD. Bla bla bla. Man mano che vinci duello sbloccherai anche nuove carte, ricette dei deck. La 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 la. No, perché sappiamo già come giocare. Bocca al lupo. Ecco qua, questi qua sono le quattro serie. Iniziamo con la prima. Un avversario Tea. Deck iniziale per forza. Iniziamo. Sì, comunque credo sia una roba progressiva. Fai tutti i personaggi principali. Pomma. Fai tutti, diciamo, dovresti affrontare tutti i personaggi iniziali e principali della serie, quindi Thea, dopo chi c'era, non mi ricordo già più. Yugi sicuramente sarà uno dei finali. Questo qua mettiamo. Mind Phase, ok, giù. Cioè, da quando attacchi che coinvolge questa carta. Questo qua mettiamo giù. Pavaching distruggi la guarda, ok. Mettiamo questa qua in difesa intanto, vediamo cosa fa lui, cosa fa lei. E passiamo all'end phase. Dai, 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 vediamo un po'. Ti pareva? Quella che. Ah no. Era l'altro quella che mi serviva di più. 1400, studiamo. Non ho visto cosa fa. Effetto della carta. Sì, dai, via. Così gli attacchiamo direttamente ai life point. Ok. Noi abbiamo questo e qui facciamo questa. Qua mettiamo giù. Andiamo qui. Passiamo subito alla fine. Devo vedere che carte da fusione ho là. No. Bestia, qua cos'ho? Ecco lì fa. Due mostri livello 4. Bloccare da questa carta qui. Numero 44. Ah, sono il. Cos'è che sta facendo?
Allora, come si fa? Ok. Due mostri livello 4. Ah, servono per sbloccarla. Una volta per turno. Ok, questa. Scusate. Questa qui, due mostri livello 3 e un tuner. Ah, ok, è un mostro di livello più 1, più mostri in un tuner. Vabbè. Questo qua non so nessun tuner. Va, aspetta. No, allora facciamo intanto che mettiamo questa. Proviamo. Sì, diciamo che potrei già usare questa qua che fa. Allora vediamo. Puoi staccare un materiale Xyz da questa carta. Puoi scegliere come bersaglio un mostro coperto o controllato dal tuo avversario. Distruggerlo a meno che il tuo avversario non paghi 1000. Ah. Buona questa. Questa e questa. Sky Pegasus. Attacco, attacco. Adesso, se io voglio usare. Se io voglio usare la. Come cazzo si chiama? L'effetto. Intanto l'attacco, vediamo. Fatto. Adesso end phase. Ricoperto di life point. No. Tanto glieli tolgo via lo stesso dopo. Ha messo una carta in posizione di difesa. E noi ci è uscita tutta merda. Mettiamo questo. E qua usiamo. Come si fa a usare l'effetto, cazzo? Due mostri, una volta per turno puoi staccare un materiale Xyz da questa carta. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto da due. Meno che. Questo qua può solo che attaccare. Usiamo un attacco, però. Volevo usare l'attacco speciale su, ma non. Non capisco come si fa. Se io faccio così, no. Faccio così. Ma forse è scoperto. Ah, scoperto. Adesso ho visto bene. Ok, fine. Attraversare per ogni mostro luce scoperto e controlli, cazzo. Beh, fine. Questo qua fa. Mostro equipaggiato, guadagna 300 di attacco per ogni mostro controllato dal tuo avversario. Se esso sta per essere distrutto. Ok, buono questo. Faccio questo. No. No. Adesso faccio così. Tolgo via un mostro qua. E gli distruggo questo. No. Ha scelto di. No, facciamo così. E facciamo così. Deve attivare il fatto della carta. No. E lo attacchiamo intanto. No. No. È morto. Adesso mettiamo giù un'altra. Mettiamo giù questa qua in posizione di difesa. E finiamo. Ha messo una carta, quindi facciamo così e gli distruggiamo. Che coglione che sono, cazzo. Vabbè,
Sta qua in posizione di difesa. Possiamo prendere l'altro? No, vediamo. Uno si vede 3. Poi. Io proverei ad attaccarlo. Ho paura, però provo. È in phase 2. Non posso neanche attivare l'effetto di quella là. Vediamo cosa fa. Ha messo un'altra carta coperta e basta. E qua direi di evocare subito questo. Evocazione. Se io faccio così. E poi faccio così. Posso fare così. Questa e questa. Giga Brilliant. Allora, e poi ci evochiamo anche subito questa qua. Allora, puoi staccare un materiale tutti i mostri scoperti che controlli. Un attimo. Attualmente guadagno 300 di attacco. No, per adesso no. Vedo se riesco a killarlo e basta. Ecco. Bravo, bravo. Sì. E qua gli uccidiamo un altro capretto. Qua mi è rimasta quella da 4. Viene utile carta mandata al cimitero. Puoi scegliere come bersaglio mostri livello inferiore e certo questo è. Ok, fa un po' schifetto sinceramente. Vabbè. End phase. Messo un'altra carta coperta. E io metto anche questa. Questa qua quanta è? 3. Un'altra da 3 e qua abbiamo quella da 3, da 4 e poi non riesco neanche perché ci servirebbe tuono. Allora facciamo che così, facciamo così e così e distruggiamo questa. Lei ha pagato i life point. Vabbè, facciamo così, così, e così, e così. Finiamo. Ormai è distrutta. Madonna, 2000. Niente. Allora, io direi che. Sì, mettiamo giù anche lui. Facciamo adesso. Così, facciamo così. Muore. E lo uccidiamo. Sbloccato, ha fatto anche ok. A posto ragazzuoli, adesso sul prossimo episodio credo che faremo nonno, ditemi se volete che continui la serie, che magari c'è ancora qualche ragazzo che gli interessa Yu-Gi-Oh!, che guarda ancora Yu-Gi-Oh!. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, iscrivetevi e commentate. Ciao ciao!